Se consideriamo che il nostro sistema solare è tipico di miliardi e miliardi di altri sistemi simili. Allora, dove sono gli extraterrestri? L'universo dovrebbe essere pieno di vita intelligente ormai, che creerebbe qualche tipo di segnale facile da rilevare. Eppure non abbiamo visto né sentito nulla. C'è una possibile soluzione al silenzio inquietante del cosmo e potrebbe essere la risposta più agghiacciante al motivo per cui non abbiamo sentito nessuno. Perché se una civiltà aliena esiste là fuori da qualche parte, sicuramente sanno che siamo qui. E questo è qualcosa che dovrebbe spaventare tutti noi. Potresti aver già sentito il termine paradosso di Fermi. Nella sua forma più semplice, il termine pone la domanda: se la vita intelligente è comune nell'universo, allora dov'è tutto il resto? Potresti pensare che il fisico Fermi abbia scritto articoli sull'argomento e che la sua vita lavorativa fosse incentrata sulla ricerca di alieni. Ma questo non potrebbe essere più lontano dalla verità. Enrico Fermi era un fisico che ha creato il primo prototipo al mondo di reattore nucleare. Non ha mai scritto molto sugli extraterrestri. Fermi stava chiacchierando con colleghi durante un pranzo a Los Alamos su un cartone animato che mostrava alieni che emergevano da un disco volante portando bidoni rubati da New York City. Fu in quel momento che Fermi chiese: «Dov'è tutto il resto?» Tutti capirono che si stava riferendo al fatto che non c'era alcuna prova tangibile delle visite aliene al nostro grande pianeta blu. La conversazione si spostò quindi sul tema dei viaggi interstellari, dove Fermi concluse che il volo interstellare potrebbe non essere possibile, potrebbe non valere lo sforzo, o una civiltà tecnologica non dura abbastanza a lungo da inventare i viaggi interstellari. Tieni presente che Fermi stava dicendo questo nel 1950, quando i razzi non avevano ancora raggiunto l'orbita terrestre, il cosiddetto paradosso di Fermi, che mette in discussione l'esistenza di civiltà extraterrestri. In realtà rappresenta male le opinioni di Fermi. Fermi non ha messo in dubbio la possibilità di civiltà aliene, solo la loro capacità di avere viaggi interstellari. Allora, qual è il paradosso di Fermi? Se Fermi non l'ha creato, nel 1975, un astronomo di nome Michael Hart scrisse un articolo in cui diceva: «Non sono qui, quindi non esistono». La pretesa di Hart era che se esistessero alieni intelligenti, colonizzerebbero inevitabilmente la Via Lattea. Credeva che se fossero da qualche parte, sarebbero qui ora. Ma poiché non lo sono e non abbiamo visto segni di alieni, significa che gli umani sono l'unica vita intelligente nella nostra galassia. E se questo è il caso, allora cercare vita intelligente altrove è probabilmente uno spreco di tempo e denaro. Ma poi arrivò un altro famoso fisico di nome Frank Tipler nel 1980 e elaborò la valutazione di Hart e pose la grande domanda: dove una civiltà otterrebbe le risorse necessarie per colonizzare un miliardo di stelle? Tipler propose un'idea interessante, in cui una civiltà potrebbe costruire una macchina intelligente artificiale paragonabile al livello umano attuale, che potrebbe replicarsi, se ne inviassi una di queste ad una stella vicina e le dicessi di costruire copie di se stessa, utilizzando materiali locali in quel sistema. Potresti inviare quelle copie ad un'altra stella vicina, fino a quando la galassia sarebbe stata invasa da queste macchine autoriproduttive. Tipler disse che poiché non abbiamo visto nessuna di queste macchine, siamo l'unica civiltà intelligente nella galassia. Ora, non abbiamo davvero idea di quante civiltà aliene avanzate potrebbero esserci là fuori, che potrebbero riuscire in un tale impresa. Ma un uomo di nome Frank Drake ha ideato un'equazione che ci dà una stima approssimativa del numero di civiltà nella nostra galassia, che potrebbero avere segnali che potremmo rilevare. E quelle civiltà potrebbero esistere in migliaia nel corso degli anni. Sono state suggerite molte soluzioni diverse al paradosso di Fermi. Una soluzione al cosiddetto paradosso di Fermi potrebbe essere la soluzione più spaventosa di tutte. Si chiama teoria della foresta oscura.
scritta dallo scrittore di fantascienza cinese Liu Cixin. Ed è forse la teoria più inquietante, come scoprirai presto. Immagina l'universo come una vasta foresta oscura e noi umani, insieme ad altre civiltà avanzate là fuori, siamo i cacciatori. Il cacciatore non accende una torcia per attirare l'attenzione su di sé. Essere notati potrebbe essere innocuo, ma d'altra parte potrebbe attirare le fauci di un leone affamato, o peggio ancora, attirare l'attenzione di un altro cacciatore concorrente. Ora, non abbiamo ancora i viaggi interstellari, ma per quanto riguarda la comunicazione interstellare, è possibile con tecnologie e attrezzature già disponibili. I laser potrebbero facilmente inviare segnali attraverso la galassia. Naturalmente, ci sarebbero ritardi nel segnale assumendo i limiti della velocità della luce. Ma abbiamo fatto molto di più che inviare solo alcuni segnali radio. Infatti, abbiamo fatto di tutto tranne che stare in silenzio, dall'invio deliberato di messaggi e navicelle spaziali nello spazio, all'invio non intenzionale di segnali radio e TV che fuoriescono nello spazio. Le sonde Voyager sono già in viaggio fuori dal sistema solare e se sei una civiltà intelligente là fuori, potrebbero essere intercettate. Queste due sonde portano essenzialmente tutta l'umanità con loro. Potrebbe essere una cosa buona o potrebbe essere una cosa cattiva. Detto questo, abbiamo più che acceso la torcia nella foresta oscura. La domanda successiva è chi o cosa individuerà il nostro segnale e verrà a controllarlo. Questo dovrebbe far preoccupare tutti. Il famoso scrittore di fantascienza Arthur C. Clarke una volta disse che esistono due possibilità: o siamo soli nell'universo o non lo siamo. Entrambe sono ugualmente terrificanti. Dovremmo capire che è impossibile conoscere le intenzioni di una civiltà appena contattata, se ne venisse mai trovata una. Potrebbe essere possibile che alcune civiltà aliene ci abbiano studiato, visto la nostra natura distruttiva, e abbiano deciso che è meglio lasciarci in pace. Potremmo finire per cancellarci dal pianeta. Figuriamoci se qualcuno farà questo a noi. D'altra parte, potrebbe essere nell'interesse della civiltà sparare prima e chiedere dopo per evitare di essere distrutti o annientati da un'altra civiltà più avanzata. Come abbiamo visto in diversi film di fantascienza, come Guerra dei Mondi, nessuno sa chi annichilerebbe chi in un primo incontro. È praticamente scontato che se una civiltà ha scoperto i viaggi interstellari, la loro tecnologia delle armi è probabilmente molto più avanzata di qualsiasi cosa abbiamo qui sulla Terra. Ecco cosa è la teoria della foresta oscura, che è possibile che tutte le altre civiltà là fuori nel cosmo abbiano scelto di rimanere silenziose per paura di essere distrutte. Ma la cosa più spaventosa di tutto ciò rimane, e non c'è nulla che possiamo fare a riguardo ora. Siamo stati semplicemente troppo rumorosi. Potrebbe essere che ci siano molte diverse civiltà extraterrestri là fuori, che sanno che esistiamo, ma il motivo per cui non sappiamo ancora di loro è perché non hanno trasmesso segnali come abbiamo fatto noi dalla Terra. Una civiltà intelligente là fuori, che ha scoperto la Terra, potrebbe non vederci come una minaccia per loro, dal momento che non abbiamo raggiunto un livello tecnologico per i viaggi nello spazio interstellare. Ma potrebbero aspettare quel momento. Potrebbero aspettare di vedere se continueremo ad essere una razza pacifica o se il nostro pianeta diventerà semplicemente inabitabile per ogni forma di vita comunque. Tuttavia, sarebbe davvero difficile per un'altra civiltà avanzata smettere di inviare accidentalmente segnali radio nello spazio come facciamo noi, a meno che non siano più avanzati e utilizzino un'altra forma di comunicazione che non possiamo vedere, sentire o capire. E questo ci porta ad un'altra possibilità su perché non vediamo né sentiamo nulla dallo spazio. Forse non c'è davvero nessuno là fuori. Secondo uno studio recente dell'Università Nazionale Australiana, i pianeti rocciosi umidi come la Terra sono molto instabili quando si formano per la prima volta. Se una qualsiasi forma di vita aliena spera di evolversi e prosperare su un pianeta, c'è una finestra temporale molto limitata, di soli pochi centinaia di milioni di anni, per far partire tutto. Pensate al nostro pianeta e a quello che ha passato, da una palla di lava colpita da asteroidi a una palla di ghiaccio e poi di nuovo.
le possibilità che la vita riesca su un pianeta roccioso. E umido nella zona abitabile all'inizio sono estremamente difficili. Non è che la vita potrebbe essere rara o difficile da avviare nell'universo, ma che gli ambienti abitabili non sono stabili durante il primo miliardo di anni. Naturalmente, grazie alla nostra Terra, eccoci qui. C'era molta eccitazione quando la Central Intelligence Agency ha declassificato migliaia di documenti sugli UFO. In alcuni di quei 3 milioni di documenti non c'era abbastanza evidenza per identificare gli oggetti catturati sugli strumenti degli aeromobili. Forse gli extraterrestri sono qui ora e noi semplicemente non lo sappiamo, indipendentemente dal fatto che siamo stati o meno visitati da extraterrestri nella nostra galassia. Gli esperti di UFO dicono che l'umanità è più vicina che mai a trovare l'esistenza di vita alien. Con tutti i telescopi che abbiamo, è probabile che troveremo qualcosa. Allora cosa ne pensi? Credi che troveremo prove di vita là fuori presto? E dovremmo continuare a cercare alieni? Esprimi la tua opinione nei commenti e assicurati di rimanere sintonizzato qui su tutte le incredibili cose che accadono nel nostro universo, iscrivendoti al nostro canale.